E con noi Mimmo Ferretti del Messaggero. Mimmo, buongiorno. Stefano, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Alessio, buongiorno e buon appetito a tutti. Spero di non aver sbagliato niente. Perfetto. Buongiorno, Mimmo. Buongiorno. Perfetto, perfetto. Come state? Bene. Bene. Siete in attesa? Sì. Siamo in attesa. Sì. Come Ilari? Ilari è partita. È partita, ho visto che adesso fa anche notizia che va. fa abbastanza ridere che va. Sulla soletta la rivolta di Pomino, che ci deve? L'accompagnamento alla gran cassa mediatica, vanno tutti i giorni a fare il suo mestiere a Milano, cioè quello fa, deve andare a Milano, ma va bene, però i personaggi pubblici sono così. Stefano, te quante volte ti hanno seguito i paparazzi sotto casa per fotografarti, sì, anche, sì. Quando partì per una o due innumerevoli trasferti. Ubaldo, manco io dico che c'era proprio. Rino Barillari, il king dei paparazzi proprio sotto casa. A me fanno fatica adesso, mi stanno dietro. Lo so, perché non do punti di riferimento. Ma bellissimo. Avete già deciso potrebbe chi essere allora? Un tema per stasera? Sì, no, ditemi chi avete, se avete deciso chi gioca, però. Noi no. No. Ma nemmeno no, ne abbiamo parlato proposito, un pochino, ma a proposito insomma. Per questo conta, serve sapere oppure serve un atteggiamento, basta questa Roma che abbiamo visto in queste 8 partite? Ma guarda, insomma, al di là di tutto quello che tu hai detto, il Bayer Leverkusen è una squadra che in casa è molto forte, però è una squadra che continua ad avere un grande attacco, ma anche dei grossi problemi in difesa, quindi non mi aspetto una partita da 0-0. Questo penso un po' che... come la Roma, Mimmo, dai. Sì, è un po' come la Roma, e se noi diciamo che questo è un problema, cioè sto parlando della fase difensiva, è un problema della Roma, probabilmente lo è anche per il Bayer Leverkusen, quindi immagino che sarà una partita, come posso dire, da due formazioni che... insomma proprio come DNA hanno la voglia di andare ad attaccare, di andare a far male agli avversari, quindi immagino ci saranno dei gol, non mi aspetto uno 0-0, ma aspetto una Roma che possa dimostrare in qualche modo di continuare su una certa strada intrapresa da qualche giornata di campionato, da qualche tempo, insomma da quel famoso secondo tempo di Borisov, di fatto, no? Quando sotto di 3-0 sono state cambiate tante cose, è cambiato anche il sistema di gioco, si è ripartito da quello e si continua ad andare avanti con quel sistema di gioco lì. Io spero che la squadra possa dare insomma anche un segno importante in Europa, perché insomma questa è una squadra che a noi piace, ne parliamo tutti i giorni, ma in Champions League, adesso voi correggetemi sempre se sbaglio, ma l'ultimo successo è quello contro il CSKA di Mosca 5-1 della passata edizione, giusto? Sì. Esatto. Non è che poi ne ha giocate tante altre di partite, però qualcuna l'ha giocata, ha giocato è vero due volte col Bayern Monaco, è vero che ha giocato contro il Barcellona, però hai giocato ancora col CSKA, hai giocato col Bade Borisov, probabilmente qualche cosina in più si poteva fare, però il passato è passato, no? Non ci interessa più, oppure non ci interessa così tanto per parlarne ancora e fare dei parallelismi. A me interessa che la squadra dimostri di stare in salute, ma io continuo a ripetere quello che ho detto ieri, anche a costo di sembrare magari un pochino fuori tema, ma io penso che l'obiettivo vero della Roma sia il campionato e mi auguro che questa partita possa in primis aiutare la squadra in un processo di crescita per poter migliorare proprio in funzione del campionato. Poi quello che verrà per quanto riguarda la classifica sarà tutto ben accettato, però io non penso che l'obiettivo della Roma sia vincere la Champions League, sia invece vincere lo scudetto. In questa settimana che ieri Garcia ha definito molto eccitante, l'appuntamento vero, l'appuntamento più importante, lo ripeto, per me è la partita di domenica in casa della Fiorentina. Oggi è una partita importante perché la Champions League ovviamente ti può dare visibilità, ti porta anche soldi in caso di vittoria e te ne porterebbe altri se tu passi il turno. Però se io dovessi fare una scelta, io oggi sceglierei e punterei decisamente sulla partita di campionato, perché il campionato è l'obiettivo della Roma. Ecco Mimmo, prima di soffermarci sui dettagli di questa partita che si giocherà questa sera, vorrei fare un discorso un pochino più generale sul momento della Roma, perché il 23 settembre la Roma perdeva in casa della Samp e si ritrovava al nono posto in classifica con 7 punti di ritardo dal primo posto. È passato praticamente un mesetto scarso e la Roma ha recuperato in 3 partite 7 punti all'Inter, è seconda in classifica, un punto di distacco dal primo posto, quindi ha fatto un grande miglioramento con queste 3 vittorie del campionato. Eppure non si avverte un grande entusiasmo, no? Che invece questa situazione dovrebbe comportare, perché la Roma è a tutti gli effetti forse la favorita assieme al Napoli per lo scudetto. Serve
un'impresa contro il Bayer Leverkusen e anche contro la Fiorentina per creare questo grande entusiasmo attorno a questa squadra che in questo momento forse sta un po' mancando? Ma io ti dico che condivido al 100% con la tua analisi. Credo che quello che manchi realmente, non tanto alla squadra quanto a chi segue la squadra, quindi ai tifosi, magari anche a parte della critica, io non sono tra questi, nel senso che qualcuno avrà capito che per me conta il lotto, dammi 3 punti e non chiedermi niente, non mi interessa, però forse a tanti tifosi, all'opinione pubblica in generale, alla piazza, serve una grande prestazione sul piano del gioco, cosa che ultimamente non è accaduta, e questo forse potrebbe essere quella, perché allora adesso va molto di moda parlare e parlare molto bene del Napoli, perché il Napoli sta giocando bene, perché contro la Fiorentina ha giocato bene, anche se nel primo tempo probabilmente ha giocato meglio la Fiorentina, però va di moda dire quanto è bello il Napoli, quanto è bravo Sarri, va benissimo, però poi andiamo a vedere la classifica e se non sbaglio, correggetemi, il Napoli è sotto la Roma, quindi vuol dire che poi giocare bene sì ti può portare dei vantaggi, perché se tu giochi bene hai più probabilità di vincere la partita, però poi contano i risultati. Siccome io sento che nella città c'è un po' quest'aria, no? Perché adesso dopo la partita contro l'Empoli, però se non c'era quella punizione di Pjanic, ho capito, ma Pjanic sta lì, è pagato anche per fare gol su punizione, non sta scritto da nessuna parte che le partite non si possono vincere magari stappandole, sbloccandole con una posizione. Devi anche, scusa Mimmo, lavorare soprattutto a guadagnare le punizioni. Perché assolutamente sì, cioè quando lo scorso anno la Juventus andava 1-0 in vantaggio, vinceva addirittura le partite con una punizione di Pirlo di Tevez, tutti ti ammazza quanto sono forti, pensi, hai visto sì, la Juve sì, quante risorse c'ha, e la Roma magari non ce l'ha. Adesso che ce l'ha la Roma diventa improvvisamente un handicap. No, io a sto gioco non ce sto, nel senso che io non penso che il campionato lo vinca la squadra più bella, io penso che il campionato lo vinca la squadra che fa più punti, e se per fare più punti di un'altra occorre fare gol su punizione per sbloccare la partita, io non faccio quello con la puzza sotto al naso, io mi prendo i 3 punti e me li porto a casa. Allora Alessio, quello che dicevi tu è forse questo, perché manca la grande prestazione, perché la Roma ha vinto parecchie partite senza entusiasmare sul piano del gioco, ad eccezione forse della partita contro la Juventus, che insomma ha una storia comunque sempre particolare e che fa capo a se stessa, nel senso che tu la Juventus giochi bene o giochi male non ti interessa se la batti, però quella è stata una partita giocata bene, poi non se ne sono più viste. Ricordo la vittoria di Frosinone ad esempio, e tutti a dire ammazza, rubacchiata, e io dico ma che me frega a me, l'ho definita la classica vittoria juventina, no? Con tutto rispetto, nel senso la Juve che non gioca bene però è molto cinica, opportunista, e poi vince le partite, o almeno le vinceva negli anni passati. Poi c'è stata la prestazione che non ha convinto fino in fondo, perché a Palermo stavi 3-0 dopo mezz'ora, però hai preso 2 gol alla fine, hai rischiato, e quindi non va bene manco quello. Io direi di metterci un attimo un punto a tutte queste cose e considerare soltanto i risultati. Come dicevi tu, la Roma ha rimontato tutti quei punti all'Inter, è appaiata all'Inter al secondo posto, sembra che non ha fatto niente, e invece non è così. Questo è un campionato, lo ripeto, che sarà molto equilibrato, c'è un grande missione, ci sarà un grande missione fino alla fine, e quando ci sono queste missioni non conta, Stefano, per esperienza, che lo possiamo dire a questi ragazzetti più giovani, non conta giocare bene, conta portare a casa il risultato. Poi è tutto da dimostrare, che la Roma che fa 3 gol all'Empoli, che aveva battuto la giornata precedente il Sassuolo, che non ha perso contro nessuno, e comunque la Roma non gioca bene la partita, perché io poi vado a vedere anche le due fasi, cioè l'Empoli non ha mai tirato in porta, e quindi vuol dire che qualche cosa comunque aveva funzionato anche sullo 0-0. Poi però qualcuno dice però è l'Empoli, e te credo che l'Empoli non te tira, ma come l'Empoli batte il Sassuolo allora è una buona squadra, l'Empoli che non te tira in porta sono una manica di pippe. Calma. Mimmo, con Dzeko è una cosa e senza Dzeko è un altro modo di giocare? Ma anche qui, guarda, allora io già ieri sentivo qualche buon tempone di grandi network televisivi, ho sentito io con i miei occhi, perché adesso si dice così, no? Ho sentito con i miei occhi, e direi però Dzeko sta deludendo, fino adesso ha deluso. Allora io vorrei ricordare che indipendentemente dal fatto che quando si fanno questi ragionamenti si dimentica che Dzeko è stato infortunato, che la partita contro il Carpi non fa testo perché si è infortunato durante quella partita e non era proprio in grado di giocare, ritengo che se si dà un giudizio di questo genere sul conto di Dzeko si fa un discorso che è un po' tirato così per aria, cioè tiro 2 dadi, vediamo quello che succede. A rigor di logica, perché Dzeko fino a questo momento sta deludendo? Perché non ha segnato già 15 gol? Beh, insomma,
se noi dobbiamo giudicare in base a questo, sì, Dzeko sta deludendo, non c'è neanche dubbio, però andiamoci a rivedere le partite che ha giocato fino a questo momento, quante ne ha saltate, che tipo di prestazione ha fatto. Io ricordo, per esempio, la partita contro il Barcellona, Dzeko non ha fatto gol, ma io ricordo una prestazione straordinaria, soprattutto nella prima parte, per il contributo che lui ha saputo dare alla squadra, per come è riuscita a far giocare la squadra quando aveva la palla al piede per cercare di andare a fermare l'avversario, le sponde, la copertura della palla, la posizione. Quindi poi dopo, se andiamo a vedere i gol, c'hanno ragione quelli che dicono che sta deludendo, perché ne ha fatto soltanto uno, quindi va bene, però magari non è che ce ne stanno tutti questi altri grandissimi affermati calciatori che ne stanno facendo di più. Però a me questo non mi interessa fare paragoni. Sicuramente Dzeko è uno che ti sposta, Ubaldo, per tornare alla tua risposta dopo questo mio pippotto, diciamo così, di introduzione. La Roma adesso ha trovato una quadratura del cerchio tattico senza Dzeko, però non sta scritto da nessuna parte che non l'avrebbe trovata se fosse stato in campo il bosniaco, nel senso che Garcia ha trovato, ha studiato, sai, poi queste cose tu lo sai perfettamente, Ubaldo, perché sei stato calciatore. Talvolta tu provi tante cose, poi alla fine la quadratura del cerchio te la trovi quasi per caso, no? Ricordatevi come nacque il famoso Stefano 3-4-3 di Zaccheroni all'Udinese. Come no? Perché è stata una cosa assolutamente casuale, perché gli venne a mancare un giocatore, ha detto invece di mettersi 4-4-2 mettiamose così, e ha trovato, diciamo, no, l'elisir di giovinezza e di fortuna anche sua. Ricordiamoci il 4-2-3-1 di Spalletti, sì. Ve lo ricordate quel famoso Sampdoria-Roma? Sì, che sì. La Roma non c'aveva giocatori per poter fare un sistema di gioco particolare, Spalletti si è inventato Perrotta dietro la prima punta con Totti che faceva il centravanti. Benissimo, quindi le cose sono anche abbastanza casuali talvolta Ubaldo. Però è chiaro che Dzeko, se ce l'hai, è sempre meglio averlo. Ma ecco, Dzeko in campo. No, Dzeko in campo, no. Dico, ci serve di più per l'uscita dalla pressione del Bayern o ci serve come presenza dentro l'area? Beh, forse più la seconda, io penso, no? Cioè, questo modulo che prevede le due frecce laterali, cioè Salah e Gervinho, non ti dà un riferimento centrale all'interno dell'area, tant'è vero che andate a vedere per esempio il gol che ha fatto Salah contro l'Empoli, è stato un grandissimo gol secondo me, perché nasce dalla combinazione dei due attaccanti esterni, quello che gioca a destra che taglia centralmente verso la porta e riceve il pallone di quello che stava dall'altra parte e l'ha messa dentro. Però, e questo è un sistema di gioco che tu puoi sfruttare molto attraverso il contropiede. Forse questa è una partita stasera nella quale la Roma potrà esprimersi maggiormente in contropiede piuttosto che in un possesso palla, non lo so, stiamo facendo delle ipotesi, però io ritengo che se tu c'hai Dzeko hai più presenza all'interno dell'area di rigore. Questo però non ti preclude il fatto di poter giocare anche di rimessa, con un punto di riferimento magari anche per se in caso di necessità, Ubaldo, tirare sto pallone, andare a giocare nella metà campo loro a ridosso dell'area di rigore, perché c'è uno che lì davanti magari ti può fare la spizzata. Io non so se giocherà Kissing, che ho letto che sa molto bene. Non dovrebbe essere. Non bene. Ed è uno che se tu metti un pallone alto nella metà campo avversaria, lui la prende sempre di testa, sì. E con la testa la gioca come se la giocasse con i piedi. Quindi, per dire, quando tu hai uno bravo con queste caratteristiche, quanto ti può essere utile, perché talvolta tu costruisci l'azione 20 passaggi per arrivare palla a terra partendo dal giro palla di difesa, in altri casi magari hai più facilità lanciando sto pallone, come diceva Mazzone, sto campanile sera, te lo ricordi, Ubaldo, no? Sì. Tirava sto campanile sera e vai a giocare a ridosso dell'area di rigore, se c'hai uno bravo a difenderla la palla puoi avere i tuoi vantaggi. Ecco, quindi diciamo che stiamo parlando di un giocatore importante, alla faccia di quelli che dicono che sta deludendo e che si attaccano probabilmente al piffero. Però è anche vero che tu c'hai un giocatore come quello, lo devi sfruttare, lo puoi sfruttare per la sua fisicità, bene, lo puoi sfruttare per la sua capacità di andare alla ricerca della profondità. Quindi ecco, ti offre diverse soluzioni. Ad esempio, ricordiamoci la partita contro l'Empoli, no? La Roma aveva studiato di andare a giocare alle spalle della linea di difesa a 4, giusto, Ubaldo? Sì. Questo l'abbiamo detto anche l'altro giorno. E ci si è trovato Gervinho a fare il centravanti, e Gervinho non è esattamente un centravanti, e soprattutto non è esattamente un calciatore dalla tecnica raffinata, ok? Beh, però due movimenti li poteva. No, i movimenti li ha fatti. No, no, Mimmo, no, due movimenti non l'ha fatto. L'ha fatti, ma l'ha fatti sbagliare, fammi finire. Aspetta, mi fai finire, però se no. Due movimenti l'ha fatti, virgola, ma li ha fatti sbagliati. Tanto è vero che ogni volta che c'è stata la giocata di quel genere per Gervinho, o stava fuori gioco oppure non stava con i tempi giusti, anche se l'idea del movimento era quella. Allora io ti dico, ci fosse stato Dzeko che ha un'altra tecnica rispetto all'Ivoriano e che magari ha più
tattica nella testa, cioè che riesce a fare meglio i movimenti, io credo che le cose sarebbero andate meglio. Questo per dire che se tu c'hai un giocatore bravo, e chiudo, devi giocare di rimesso, devi giocare col campanile sera o devi giocare cercando l'aggiramento della difesa avversaria, va sempre bene, perché lì in mezzo c'è uno bravo e gioca uno bravo. Quindi se ci fosse la possibilità di vederlo, adesso non è chiaro se lui giocherà, le anticipazioni non hanno dato certezze in un senso o nell'altro, quindi è tutto buono, diciamo, sotto questo argomento. Però io ti chiedo, dovendo fare un 4-4-2, mettiamo che tu decidi, tu Garcia, in questo caso un Baldo Righetti Garcia, decidi di far giocare Dzeko in un 4-4-2 o 4-4-1-1, mi senti? Sì. Chi togli? Gervinho o Salah? Gervinho. Gervinho, perché togli Gervinho? Spiegami. Metto no, Salah prima. Non è una minaccia, cioè... No, no, me lo posso, Gervinho me lo posso sfruttare di più al secondo tempo, però se devo far giocare Dzeko, metto Dzeko e Salah. Dzeko e Salah. Sì, Dzeko e Salah, e che con Daniele Nainggolan che mi copre di più la fascia sinistra, e Florenzi che gioca a destra, che però si può anche accentrare, e Pjanic è libero. Però una delle cose più belle che ho visto contro l'Empoli è stata una mezza catena a sinistra Nainggolan e Gervinho, non so se ve la ricordate, non soltanto in considerazione del gol che poi ha fatto Salah. Sì, però allora un sistema è stato casuale. No, no, un sistema di gioco diverso, quello dell'Empoli di quello che sarà quello del Leverkusen, e caratteristiche diverse, maggiore, migliore qualità che hanno soprattutto sugli esterni nell'uno contro uno, quindi mi serve la gamba di Nainggolan e Florenzi andare a raddoppiare, non ci posso mandare Pjanic. Però scusami, quindi tu giocheresti questo 4-4-2, la difesa va bene, a centrocampo metti Florenzi a destra, che Rossi e Pjanic in però mezzo. Posso giocare più stretti, devo decidere, questa è tattica, però Mimmo, il discorso che abbiamo fatto no, in però apertura. Io ti voglio chiedere una cosa, scusami, quanto invece non conviene metterti a 4-3-1-2 come nella seconda parte della partita contro l'Empoli, cioè ci vai durante la fase del gioco, quante volte l'abbiamo detto che poi terminare come idea, perché se tu lo vuoi fare quando sì Mimmo, però questa è bella, tu me lo fai nella fase di impostazione, quando sei in possesso di costruzione della manovra, o quando vuoi andare a rubare palla che loro stanno impostando il gioco? No, quando un po' è normale, cioè non si può fare una cosa, andiamo a ruba palla e giochiamo con una punta che va lì, scusami, con il vertice alto del rombo a centrocampo, che è sempre in 4-4-2 con rombo alto, cioè stiamo dando i numeri in questo senso, però ti dico, proprio per evitare che ad esempio Nainggolan te faccia all'esterno a sinistra in un centrocampo a 4, allora forse sarebbe meglio, credo io, ne stiamo parlando, un centrocampo a 3 con un vertice alto. Non te lo fa l'uscita, non ti fa proprio l'esterno alto, cioè non ti fa l'esterno a 4, ti fa Che altro nella copertura. 4-4-2 dei Sacchi se giochi con Nainggolan là, perché ricorda il 4-4-2 dei Sacchi, sai chi ci giocava lì? In nazionale? Beppe Signori, mediano sinistro, c'era un attaccante lì. Insomma, abbiamo parlato un po' durante questo spazio del vero problema che avrà la Roma questa sera, no? La pressione, l'aggressività che il Bayern esercita poi nelle partite, soprattutto in casa e soprattutto in Europa. La soluzione palla lunga per Dzeko può essere una buona soluzione per scavalcare il fronte e per trasferire il pallone nella metà campo avversaria, ma ci possono essere soluzioni alternative, perché la Roma indubbiamente a livello di impostazione di gioco non è il massimo della velocità e della rapidità in questo senso. Sì, questo è vero, però anche buttare poi il pallone lungo verso Dzeko, se Dzeko sta là da solo ci fa poco niente, nel senso che la Roma deve giocare come sempre, ovviamente, di squadra, a cercare di fornire una prestazione armonica in tutti i reparti, nel senso che i soliti discorsi che si fanno prima di una partita, perché c'è bisogno che l'attacco sia il primo difensore della squadra e non sia soltanto la difesa a dover difendere, anche se c'è stato questo gioco di parole. La Roma deve giocare di squadra, nel senso che il Bayer Leverkusen è una squadra che ti mette in difficoltà sul ritmo, sulla velocità, giocano molto con dei triangoli bassi e raramente usano il pallone alto, cioè per esempio di arrivare con la palla a terra attraverso appunto le triangolazioni verso la porta avversaria. La Roma deve essere molto brava a difendere, questo sì. Io credo che se la Roma riuscirà a fare finalmente una partita in fase difensiva buona, poi avrà più possibilità di portare a casa il risultato, nel senso che l'ho detto prima, non credo che sarà una partita da 0-0, quindi io metto nel conto il fatto che la Roma segni almeno un gol. La mia preoccupazione è che
che non riesca a togliersi questo vizietto, chiamiamolo così, che fino adesso in tutte le partite che ha giocato sia in campionato che in Champions League la Roma è riuscita a non prendere gol soltanto una volta a Frosinone, mentre invece voi ricorderete insomma negli anni passati come no? De Sanctis la porta inviolata, record su record, ma addirittura non tiravano neppure a De Sanctis, non è che lui faceva delle grandi parate, è semplicemente che la Roma sapeva difendere meglio, riusciva a difendere meglio, se era una questione di uomini, non lo so, forse una questione di atteggiamento complessivo, può darsi, una differente impostazione in fase difensiva, beh questo forse anche vero questo, però la realtà è che la Roma fatica a difendere e stasera dovrà fare una grande partita in fase di contenimento, perché poi la Roma ha la qualità, anzi ha le qualità, i giocatori hanno le qualità per poter andare a affamare l'avversario, questo sicuramente, però la Roma dovrà fare una grande partita in piano, sul piano difensivo. Mimmo, il riferimento l'abbiamo fatto tante volte, no? della doppia sfida con la Lazio può essere stato utile, qualcuno se sarà andato a rivedere quella partita, che fu molto, l'atteggiamento del Bayern fu opposto, tra, esattamente, all'Olimpico tra un po' rinunciatario, un po' impaurito, un po' timido, mentre invece in casa hanno trovato anche la capacità di far male all'avversario, anche con la complicità dell'avversario, in questo caso la Lazio. Però questa è una squadra che ha fatto 4 gol al Borisov, è una squadra che chiunque si è presentata alla Bay Arena gli ha messo paura, gli ha fatto gol, anche squadre molto più importanti del Bale Borisov, perché tu sei stato, Stefano, a questo stadio, io ci sono stato, me lo ricordo perfettamente, è una cosa piccolina, molto raccolta, non è uno stadione, è un piccolo stadio, senza che nessuno ti offenda, che però ti dà una carica incredibile, i giocatori dentro quel campo lì insomma si sentono veramente a casa loro e ti mettono in difficoltà, perché loro sanno che in casa possono giocarsi delle qualità che magari fuori non hanno, l'aggressività, il ritmo, la determinazione, la cattiveria, la spinta anche del pubblico, e la Roma dovrà fare una grande partita, lo ripeto, soprattutto nella fase difensiva. Se la Roma riuscirà a difendere bene, probabilmente avrà più, anzi sicuramente avrà più probabilità di portare a casa un risultato importante. Un risultato importante, Ste, qui o vinci oppure non dico che sei fuori, ma quasi, perché poi considerando che il Barcellona probabilmente stasera va lì a casa del Bade Boris e si fa una passeggiatina, un allenamento, certo, no? Certo, non fa la figura che abbiamo fatto. In tal senso, abbiamo un'ultima domanda da parte oggi, di ultima per oggi. Ultima solo, esclusivamente per questa fascia. Questa è la domanda fatidica, perché Mimmo, questa è una partita. Pensavo fatte conto. Assolutamente da vincere o assolutamente da non perdere? Beh, secondo me è assolutamente da vincere, perché se tu non la perdi vai a 2. Il Bayer sale a 4? Bayern sì, a 4. Sì. Insomma, sì, poi c'è la possibilità, vincendo, di eventualmente in casa di scavalcarla a bocce ferme, nel senso che poi dopo deciderebbe la partita a Borisov, perché io dopo il Barcellona scontato che a questo punto, cioè, difficilmente non le vince tutte, anche se l'ultimo poi potrebbe essere già straqualificata, e quindi, però sono discorsi che adesso lasciano un po' il tempo che trovano. Io ti dico che in Champions League, se tu vinci e ti porti in una certa posizione classifica, se oggi tu dovessi vincere, innanzitutto scavalchi sicuramente il Bayer Leverkusen e molto probabilmente scavalchi pure il Bade Borisov, giusto? Sì. Quindi vai al secondo posto in classifica con la possibilità di giocare poi due partite in casa, correggetemi se sbaglio, una con il Bayer Leverkusen e l'altra con il Bade Borisov, e a quel punto tu fai un po' di conti e secondo me a 10, no? Eh sì. La qualificazione te la porti a casa. Se tu cominci a togliere quei due punti in caso di mancata vittoria, come dici, di un pareggio stasera, forse non, i conti non sono più così fluidi. Quindi tagliamo la testa al toro, prendiamo questi 3 punti, sembra facile, sì. E comunque la speranza ovviamente è sempre quella. Deve essere quella. Mimmo, grazie. Fatte noi conto a me, Ecco, ci sentiamo domani. A domani, Mimmo. Sempre se Dio vuole. Ciao, Mimmo. A tutti. Mimmo, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, Mimmo. Ciao, ciao.